Grazie. Grazie ancora di essere presenti e buona visione a tutti quanti. Iniziamo. L'ora fatale è arrivata. Morirò con l'ultimo dei supplizi. Fra un'ora tu non avrai più un marito e i nostri figli non avranno più un padre. Ricordatevi di me e tenetemi sempre nella vostra memoria. Muoio innocente e la vita mi è tolta da una sentenza ingiusta. Addio, mio Achille. Addio, mia Letizia. Addio, mio Luciano. Addio, mia Luisa. Mostratevi degni di me. Vi lascio in una terra in un reame pieno di miei nemici. Mostratevi superiori alle avversità e ricordatevi di non credervi più di quanto siete, pensando a ciò che siete stati. Addio, vi benedico. Non maledite mai la mia memoria. Ricordate che il più grande dolore che provo nel mio supplizio è di morire lontano dai miei figli, da mia moglie, e di non avere nessun amico che possa chiudermi gli occhi. Addio, mia Carolina. Addio, figli miei. Ricevete la benedizione eterna, le mie calde lacrime e i miei ultimi baci. Addio. Non dimenticate il vostro infelice padre. Pizzo. 13 ottobre 1815. Gioacchino Murat. A noi della carboneria al fine di realizzare un sogno, l'unificazione dell'Italia, manifestando la ferrea volontà di realizzarla con ogni mezzo. Fratelli, guardate bene questa pianta attuale dell'Italia. Ecco, la nostra patria, come la sta disegnando il congresso di Vienna dopo che Napoleone è stato portato all'isola Nera. Vedete qui nel nord-ovest il regno di Sardegna governato da Savoia. Esso comprende, oltre alla Sardegna, il Piemonte, ingrandito con i territori della ex Repubblica di Genova. E nel nord-est abbiamo il regno del Lombardo-Veneto, sotto il controllo dell'Austria. Al centro il Granducato di Toscana, sotto la dinastia degli Asburgo-Lorena. Il Ducato di Modena, sotto la dinastia degli Austria-Estria, il Ducato di Parma e Piacenza, assegnato a titolo vitalizio a Maria Luisa d'Austria, moglie di Napoleone, e lo Stato Pontificio che è ritornato al Papa. Infine, nel sud, il Regno di Napoli rimane attualmente al cognato di Napoleone, il maresciallo Gioacchino Murat, che, tuttavia, a seguito del sostegno da lui fornito al cognato, basta! Spezzeremo via tutti questi stati e staterelli. Anche noi della Delchi lotteremo per un'Italia unita, guidata da principi di libertà, uguaglianza e giustizia. Libereremo la nostra patria dai tiranni e da ogni servitù interna ed esterna. Noi della Società della Spilla Nera auspichiamo qualsiasi forma di governo, monarchico o repubblicano, a base unitaria o a base federale, purché basato su una Costituzione illuminata e largamente condivisa.
Questo è ciò per cui lotteremo con ogni forza, e se necessario, fino alla morte. E noi guelfi, di fede e di braccio, animati da sentimenti genuini e cristiani, proponiamo che nella Costituzione dovrà essere proclamato il cattolicesimo come religione dello Stato, anche se tutti gli altri culti saranno ammessi. Fratelli, oggi siete stati convocati perché la carboneria, di cui mi onoro di far parte, è venuta a conoscenza di una importante dichiarazione di Gioacchino Murat. Egli ha recentemente affermato di essere sì di nascita francese, ma col cuore, di essere un re italiano. Se questi sono i veri sentimenti di questo illustre sovrano, a nome di tutti i nostri affiliati, dati i tempi stringenti e il precipitare degli eventi, io vengo a proporvi questa linea d'azione per porre fine all'invadenza dello straniero austriaco sulla nostra amata terra. Appoggeremo il re di Napoli, Gioacchino Murat, affinché compia la liberazione dell'Italia. Sì, anche la nostra associazione è favorevole ad appoggiare il re di Napoli. Anche noi siamo favorevoli. Pur con qualche riserva, dato che Murat è comunque un francese, riteniamo tuttavia che egli sia il più indicato a guidare questo che da oggi vogliamo chiamare il risorgimento dell'Italia nostra. Bene, mi sembra che siamo tutti d'accordo nell'appoggiare in modo unanime e forte Gioacchino Murat come re d'Italia. Viva Gioacchino Murat! Viva Re d'Italia! Porteremo questa decisione a conoscenza di tutti gli altri fratelli e faremo in modo di diffondere in maniera capillare quanto oggi deciso. Uniamo le nostre mani come abbiamo unito le nostre volontà, fratelli. Viva l'Italia! Questa città, tanto da farmi ricordare da Napoleone che sono francese e non napoletano. Con l'aiuto del mio consultore, Gianciulli, ho scelto i ministri più adatti, il marchese del Gallo, il conte Zullo, Ricciardi. Erano codici troppo vecchi, un sistema ancora feudale e un'amministrazione troppo... Un nuovo assetto alle province, ingegneri per migliorare la viabilità, la coscrizione obbligatoria, via i privilegi. Pensavo di fare di questa città una vera capitale europea, con grandi vantaggi per tutto il regno. E invece, pure i baffi mi hanno strappato laggiù al mezzo. Sì. Le bellezze di questa città e sentivo il calore della gente che mi onorava della sua devozione. Poi si fece notte
e come per vivere realmente quella sensazione bellissima. Mi sono alzata dal letto e sono andata alla finestra. A quel punto, una stupenda visione. A sinistra, il Vesuvio con il suo pennacchio. A destra, la collina punteggiata di lumi di Posillipo. In fondo il mare argenteo. Di fronte, Capri e la sua luna. Questa è davvero una terra benedetta da Dio. E proprio questa sera ho pensato di voler rendere bella questa città, anche come sistema di vita, alleviando le tribolazioni. Ho saputo che c'è troppa miseria, troppa povertà. Ho intenzione di creare nuova forza lavoro, incrementando il settore manifatturiero, dando contributi per rimodernare le attrezzature nelle fabbriche. Inoltre, per sopperire al degrado dell'educazione delle fanciulle napoletane, ho intenzione di istituire un pensionato per fanciulle orfane e abbandonate. Lo istituirò nel convento di Santa Maria della Provvidenza. Ho anche pensato al nome: Educandato dei Miracoli. Ma ora sto troppo divagando. Sua maestà mi starà sicuramente aspettando. Gioacchino Mattetta, Alenza! A Gioacchino Moretta accisa! Bruno Cinello già lo sapeva come andava a finire. E certo! Io ce l'avevo detto a Gioacchino quando sono venuto a Napoli. E mi disse: cantate, parlate, voglio sentire solo musica napoletana. Ecco musica che ci hanno fatto sentire. Ha fatto la stessa fine Vasariello. Ah, il grandissimo, generalissimo capitano del fedelissimo popolo napoletano. E che dicette Masaniello prima di morì? O sapete che dicette Masaniello prima di morì? Ho dicette... Tenne ragione loro! Tenne ragione loro quando dicono che uno non può diventare un generalissimo della popolazione napoletana in un momento nato! Ma io non l'ho fatto niente e non voglio niente! Io, chi mi vuol bene veramente? Facesse solo una preghiera per me, non è quel materno per quanto amore, perché io vi giuro non voglio niente. A nulla sono grata e a nulla voglio morire. Guardate! Ah, e Masaniello sapete che facette? Si spogliaio, sì! Si spogliai Masaniello e stiamo tutti a nulla in coppa là, lì la chiesa dello Carmine, quando può arrivai in che trombone. E Gioacchino, certo non era pisciavillo, ma sempre figlio di un albergatore.